posto. A complicare la rincorsa alla terza piazza è stata la vittoria del Catanzaro nel recupero con la Viterbese disputato ieri. Un successo agevole quello dei giallorossi per 2-0 con gol di Bianchimane e Signorini contro una squadra presentatasi al Ceravolo in formazione fortemente rimaneggiata, priva di ben 17 elementi rimasti in sede per preparare la finale di ritorno in Coppa Italia contro il Monza in programma l'8 maggio e del nuovo tecnico Pino Rigoli ufficializzato proprio ieri in giornata. Una scelta discutibile ed emblematica di un campionato falsato che ha ovviamente facilitato la vita del Catanzaro, ora quota 64 come gli etnei, ma la formazione di Novellino adesso non è più padrona del suo destino, visto che in caso di arrivo a pari punti gli uomini di Auteri avranno dalla loro il vantaggio degli scontri diretti per differenza reti grazie alla vittoria per 2-0 all'andata contro il 2-1 rossazzurro al ritorno. Per vincere la volata con i catanzaresi, Biagianti e compagni impegnati domenica in casa contro un Rieti ormai tranquillo devono quindi sperare che il Catanzaro non vinca nel match interno contro il Trapani, formazione di valore ma ormai certa del secondo posto. Solo ottenendo un risultato migliore dei calabresi il Catania potrà centrare il terzo posto con esordio negli spareggi promozione del 19 maggio, altrimenti chiuderà quarto debuttando nei